Benvenuti a tutte e a tutti al secondo incontro di mediazione, il ciclo dei seminari di pretesti, lavoratori e studentesco di semiotica. E questo ciclo cerca di gettare uno sguardo semiotico al paradigma digitale di trasmissione delle informazioni. Inizio subito col presentare gli ospiti di oggi. Innanzitutto vi annunciamo che purtroppo Bertram Nissen, il direttore scientifico e responsabile di ricerca di Che Fare, non è potuto venire, era già in viaggio verso Bologna, ma ha avuto un imprevisto ed è dovuto rientrare a Milano. E qui con noi abbiamo Massimo Leone, professore ordinario di semiotica, semiotica della cultura e semiotica dell'immagine presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università di Torino, dove è vice direttore per la ricerca. Inoltre, professore ordinario a tempo parziale di semiotica presso il Dipartimento di Lingua e Letteratura Cinese dell'Università di Shanghai. Le sue ricerche si concentrano sulla semiotica della religione e semiotica della cultura. Poi c'è Antonio Sgobba, giornalista, laureato in filosofia all'Università di Bologna, lavora in RAI a Torino, è redattore e conduttore della rubrica culturale di RAI 3 Petrarca, nonché autore del libro Il paradosso dell'ignoranza da Socrate a Google, e ha collaborato tra le altre con il mensile del Sole 24 Ore, Wired, La Lettura, Pagina 99, Che Fare. E prima di iniziare vorremmo sottolineare due aspetti secondo me particolarmente rilevanti con questo ciclo. Il ciclo Mediazioni nasce da una nostra, del laboratorio, la nostra assunzione di responsabilità, perché crediamo che chi si occupa di semiotica debba fare, non principalmente, però crediamo che lo debba fare critica dell'ideologia. Pensiamo infatti alle lezioni dei maestri Roland Barthes e Umberto Eco, e quindi anche sviluppare teorie, concetti e strumenti per analizzare i mezzi di comunicazione di massa che, come sappiamo, evolvono in continuazione e molto velocemente. In secondo luogo, pensiamo sia molto importante parlare delle conseguenze reali della circolazione delle idee e delle narrazioni sui social media. In ultimo luogo, prima di dare la parola ai nostri ospiti, vorremmo giusto riprendere un attimo alcuni spunti di riflessione che sono stati sollevati nell'ultimo seminario, sempre del ciclo di mediazioni, dove si è parlato di algoritmi e si è parlato ad esempio della sistematizzazione dei pregiudizi all'interno degli algoritmi, problemi di pertinentizzazione dell'informazione. Ci sono stati degli esempi molto interessanti di come alcuni algoritmi utilizzino criteri relazionali per riconoscere gli elementi, e infine sembra quasi che si vada sempre a parare lì, si è parlato della personalizzazione, della profilazione dei contenuti all'interno dei social e la conseguente polarizzazione delle posizioni degli utenti proprio all'interno di questi social. Quindi, anche se un po' velocemente, con questi spunti iniziamo e lascio la parola al professor Massimo Leone. Grazie. Sì, ringrazio veramente molto tutti gli organizzatori e le organizzatrici per questo invito, ne sono molto onorato e è un grande piacere essere qui con voi. Il tema è in realtà un'area tematica molto vasta e anche molto rischiosa da affrontare, e quindi cercherò di trasmettervi alcuni spunti sui quali sto lavorando in questo momento, e anche perché egoisticamente voglio anche sfruttare questa occasione per confrontarmi con voi tutti, con voi tutte. E vorrei tracciare per linee molto grossolane nei prossimi, diciamo, 20-25 minuti una breve storia topologica dell'umanità, incentrandomi in particolare sulla forma, sul diagramma che caratterizza la comunità nel suo sviluppo dall'epoca premoderna, passando dall'epoca moderna fino alla postmodernità. A mio avviso il diagramma, la forma diagrammatica che meglio incarna il funzionamento della comunità dal punto di vista del senso, dal punto di vista dei significati, della significazione che circolano in epoca premoderna, è il cerchio.
Vi è sostanzialmente un centro organizzatore dello spazio di senso, e questo centro irradia la sua forza nello spazio circostante. È un centro che spesso riceve una connotazione sacrale. E dunque lì dove si ferma, o comunque dove viene ad affievolirsi la forza di organizzazione di questo centro, lì compare la frontiera della comunità, che è una frontiera essenzialmente fisica, prende delle connotazioni materiali di estensione nello spazio, di durata nel tempo, di visibilità, di percettibilità. L'esempio classico della frontiera comunitaria premoderna sono le mura di una città, le mura di una città medievale, no? E che hanno per esempio la caratteristica del separare nettamente chi è dentro e chi è fuori. Non ci sono delle sfumature, non ci sono delle gradazioni. È chiarissimo chi vi sia dentro la comunità, è chiarissimo chi vi sia fuori. Fuori c'è lo straniero, c'è il nemico. E questo straniero, questo nemico, come sappiamo, è fondamentale anche per dare una consistenza alla comunità all'interno delle mura. Ci sono molte caratteristiche di questa frontiera, ci sono molte caratteristiche di questo spazio comunitario, però una caratteristica molto importante per noi è il fatto che tutti gli individui all'interno della comunità siano immediatamente leggibili. Non ci sono delle incertezze, non ci sono delle ambiguità. In realtà l'identità di ognuno è data dalla collocazione all'interno di questo spazio. Il fatto di essere all'interno di questo spazio designa immediatamente qualcuno come cittadino di Siena, cittadino della contrada dell'Istrice, cittadino appartenente alla famiglia Grossi della contrada dell'Istrice e così via. Non ci sono diverse possibilità interpretative. Con l'avvento di quella ondata di processi molto complessi che chiamiamo modernità, e che io poi faccio coincidere spesso con l'avvento dell'idea protestante, ma non perché sia importante in sé, ma perché in qualche modo introduce un sospetto di dualità all'interno di un incantamento uniforme ed omogeneo, no? Qual era la comunità prima, la comunità religiosa cristiana, cattolica prima dell'avvento del protestantesimo. Quindi dal punto di vista semiotico non è interessante tanto il protestantesimo in sé, quanto che introduca l'idea di un'alternativa, di un dubbio, e comunque introduca l'idea di una polarizzazione. Con l'inizio della modernità e la forma della frontiera che circoscrive la comunità non è più circolare, ma comincia ad essere invece ellissoidale, cioè ci sono perlomeno due centri che diramano il loro potere di organizzazione del senso nello spazio circostante, e questi due centri deformano anche la morfologia della comunità e deformano i percorsi e le dinamiche di appartenenza all'interno della comunità. E c'è da dire però che in questa evoluzione, sarà molto importante per noi sottolinearlo, le frontiere che appartengono a questi eoni, a queste epoche del passato, non scompaiono con l'avvento delle epoche successive. E cioè con l'avvento della prima modernità, poi della modernità tardiva, non scompaiono le mura. Non scompaiono i confini geografici con una loro materialità, sono però, per così dire, risemantizzati, sono riconfigurati, prendono un nuovo senso in rapporto alla nuova conformazione delle frontiere comunitarie. Allora, siccome la comunità moderna vede perlomeno due centri che irradiano appunto la loro forza di organizzazione dello spazio circostante, la leggibilità degli individui all'interno della comunità comincia ad essere più ambigua. Diciamo che dipende ancora dal fatto che ci si situi in questo o quel punto dello spazio comunitario, ma iniziano a sorgere delle duplicità di lettura, cominciano soprattutto a proiettarsi sulla forma, diciamo così, premoderna della frontiera,
e degli altri sistemi di appartenenza, degli altri sistemi di delimitazione, demarcazione, che si sovrappongono al primo e che in un certo senso possono arrivare a contraddirlo. Comincia a nascere la possibilità di appartenenze contraddittorie, comincia a nascere la possibilità che all'interno di uno stesso spazio comunitario si verificano dei cortocircuiti, appunto. Allora, un punto importante in questa breve storia topologica dell'umanità è quel lungo passaggio che va dalla promulgazione, alla fine del Cinquecento, del principio dell'uius regio, uius religio, cioè il principio secondo il quale sostanzialmente non vi era una religione in assoluto, ma bisognava, ed era lecito, ed anzi era doveroso, abbracciare la religione del potente, del principe, del sovrano. Quindi c'era la necessità di far convergere la omogeneità religiosa con la omogeneità politica. Questo per evitare appunto le ambiguità introdotte dalla riforma protestante. Da qui comincia una lunga evoluzione che arriva fino al documento celeberrimo del 1779, il Virginia Statute for the Freedom of Religion, redatto da Thomas Jefferson, che poi si ritrova come primo emendamento della Costituzione americana, che costituisce il fondamento testuale di una nuova idea di comunità nella quale sostanzialmente non soltanto è lecito, ma è sistematico che si possa condividere contemporaneamente uno spazio comunitario con la propria appartenenza religiosa, la propria appartenenza etnica, la propria appartenenza familiare e così via. Nel modello comunitario degli Stati Uniti non è una contraddizione il fatto che, per esempio, si viva una religiosità irlandese oppure si viva una religiosità ebraica o si viva una religiosità cattolica italiana, perché questo non comporta, per esempio, una frammentazione dello spazio giuridico. E tutti sono comunque soggetti alla stessa comunità giuridica, tutti accorrono agli stessi tribunali, sono tutti guidati dalla stessa legge, e per cui si passa da un diagramma circolare, quello dell'epoca premoderna, a un diagramma ellissoidale, quello della prima modernità, a un diagramma che ricorda molto i diagrammi di Eulero nella modernità tardiva, cioè delle frontiere sovrapposte che creano delle intersezioni, che creano degli insiemi e condivisi tra più aree nei quali appunto si fonda in qualche modo il concetto di una coesistenza possibile. E cosa succede con lo sviluppo della postmodernità? Beh, c'è un libro che tutti conosciamo, che tutti abbiamo letto, comunque che tutti dovremmo leggere, che in qualche modo preconizza lo sviluppo della topologia comunitaria nella postmodernità, ed è ovviamente Mille Plateaux di Gilles Deleuze e Félix Guattari, all'interno del quale si comincia a capire che questa forma diagrammatica dei diagrammi di Eulero si sta sempre più spostando verso l'individuo, avendo come centro non più quello del potere sacrale, dell'impero, del papato che irradia questo potere di organizzazione del senso tutto intorno, non più in una tensione dinamica che crea delle morfologie complesse tra più centri di potere, non c'è nemmeno più semplicemente l'intersecarsi di frontiere comunitarie di natura diversa, c'è invece un ricentrarsi della comunità sull'individuo. Cioè non è più l'individuo che si inserisce all'interno della comunità, è la comunità che comincia ad inserirsi nell'individuo, comincia a partire dall'individuo. E come tutti sappiamo, la forma poi diagrammatica che Deleuze e Guattari danno a questa nuova conformazione comunitaria è essenzialmente il rizoma. Allora, perché faccio tutto questo discorso? Perché mi sembra fondamentale, proprio dal punto di vista della disciplina che io insegno e coltivo, cioè la semiotica. Siamo nel centro di studi superiori intitolato al padre della semiotica italiana e non solo, cioè Umberto Eco. In Umberto Eco, a mio avviso, forse uno dei concetti più importanti, e forse però anche
uno dei concetti che meno si sono discussi, ma ci sono quindi semiotici molto più diciamo vicini al lavoro di Eco di quanto lo sia io, è il concetto di comunità. Cioè, a me sembra che tutta la costruzione teorica volta nella semiotica di Umberto Eco a garantire dei limiti all'interpretazione e quindi sostanzialmente a garantire che ci possa essere un senso comune, che ci possa essere una ragionevolezza sociale, che ci possa essere una enciclopedia condivisa, tutto ciò ha come sfondo necessario quello della presenza di una comunità. E tuttavia mi sembra che in questo lavoro di Umberto Eco ci sia anche la necessità di far ritornare la comunità in una sfera di ragionevolezza pre-postmoderna, in qualche modo. Perché? Perché è molto difficile, e su questo mi piacerebbe molto discutere con voi, pensare che si possa ancora parlare di comunità quando questa comunità non è più centrata su un diagramma come il cerchio, come l'ellisse, come gli insiemi di Eulero, ma invece è centrata essenzialmente sul rizoma e sempre più sulla figura diagrammatica della rete. Allora, in che tipo di comunità siamo inseriti noi utenti, per esempio, delle piattaforme digitali per le reti sociali? Sostanzialmente sono delle comunità che hanno noi stessi come centro e che hanno una configurazione che è continuamente cangiante, che cambia continuamente nel tempo, che cambia anche a seconda della configurazione che questa rete viene ad adottare quando le nostre relazioni si moltiplicano, si fanno, si disfano, eccetera, eccetera. Cioè, sicuramente non c'è questa presenza fisica di materialità estesa nel tempo e nello spazio della frontiera comunitaria premoderna, ma non ci sono nemmeno, diciamo così, quei gadget identitari che cominciano a sorgere nel momento in cui questa frontiera premoderna inizia a slabrarsi e dà luogo a queste ellissi oppure successivamente anche a queste intersezioni, no? Cosa sono i gadget identitari? Beh, un tipico gadget identitario della prima modernità è per esempio il rosario, no? Che cos'è il rosario? Il rosario sostanzialmente è qualcosa che garantisce a un individuo di spostarsi nello spazio pubblico, uno spazio pubblico che non dice più o non è più capace di sancire, di identificare l'appartenenza religiosa dell'individuo stesso, e gli consente dunque a questo individuo di manifestare, di segnalare la propria appartenenza religiosa. Questa appartenenza religiosa si sposta con il corpo dell'individuo. Per questo il rosario è un gadget identitario, no? Nella concezione della modernità tardiva, i gadget identitari di questo tipo sono in certi casi proibiti, no? Pensate per esempio a tutta la polemica francese sul port de voile, sulla impossibilità di avere dei segni religiosi di appartenenza nei luoghi pubblici, proprio perché l'idea è quella che non sia necessario, non sia più necessario sancire la propria identità, ad esempio nella sfera religiosa, con questi gadget mobili, portatili. E allora, invece, questi gadget identitari in realtà non è che scompaiano con la postmodernità, con la comunità a forma di rizoma, con la comunità della rete, ma si trasformano in costruzioni discorsive sostanzialmente improntate a un criterio di gusto o a un criterio di stile. Anche questi gadget non sono più condivisi all'interno di un gruppo, il gruppo dei fedeli cattolici che vanno in giro con rosario per dire che sono cattolici, sono invece dei gadget identitari che noi costruiamo letteralmente sulla nostra pelle, no? Pensate alla grande esplosione del tatuaggio, no? E a mio avviso non è possibile non mettere in relazione la grande esplosione del tatuaggio, di questa, diciamo, scrittura o illusoria a mio avviso di singolarità fortissima direttamente sul corpo, e il fatto che ci sia invece una disintegrazione del senso di comunità, del senso di appartenenza, del senso delle frontiere. Quindi io vorrei rilanciare poi magari anche nell'intervento successivo la riflessione su questo, cioè questo progressivo disintegrarsi della frontiera comunitaria
questo progressivo ricentrarsi della comunità sull'individuo ha condotto l'individuo ad assumersi una responsabilità enorme, una responsabilità simbolica che anche diciamo le spalle più poderose non riescono a volte a sostenere. Cioè noi siamo diventati le mura di noi stessi, i nostri tatuaggi sono le nostre muraglie, no? Siamo diventati le cinte murarie di noi stessi, le portiamo con noi, le portiamo addosso, le portiamo anche in forma digitale, nei nostri telefonini, eccetera, eccetera. E tuttavia ci sembra che siano molto fragili, ci sembra che siano continuamente, come dire, in preda ad attacchi esterni, interni, che non abbiano nessuna consistenza materiale, che non siano capaci di difendere questa nuova comunità che sostanzialmente coincide con la nostra identità monadica. Quindi da un lato c'è questa fortissima responsabilizzazione dell'individuo come portatore di una comunità individuale che costruisce le sue frontiere attraverso questi gadget oramai smaterializzati. E dall'altro c'è una, quella che io chiamo spesso una crisi infrastrutturale della singolarità. A me capita spesso adesso di vivere a Shanghai, che è una città di 26 milioni di abitanti, e quindi percorrendo Shanghai, ma anche utilizzando i social networks attraverso Shanghai, no? Un allievo per esempio cinese che fa una ricerca molto interessante sulle applicazioni di social dating in Cina, come Tantan per esempio, no? Che è l'equivalente di Tinder. Beh, a ogni fermata della metropolitana ci sono centinaia, se non migliaia di nuovi contatti, no? Allora, che senso può avere la singolarità rispetto a questa infrastruttura che è quella sostanzialmente della metropoli contemporanea, che è quella della città contemporanea, no? Cioè quella nella quale sempre più individui sono chiamati a vivere le loro esistenze. Sviluppare un senso di singolarità, cioè sviluppare, erigere le proprie mura, le mura della propria identità in queste situazioni di estrema densità demografica è molto complesso, anche perché questa densità demografica non è innocente, è una densità che produce profitti, che produce un aumento di ricavi marginali. Ma lo si vede anche nelle nostre università. Io non posso più vedere in faccia nessuno degli amministrativi della mia università. Questo mi succedeva quando ho cominciato a lavorare all'Università di Siena, poi all'Università di Torino, quando effettivamente vedevo chi era la persona che si occupava, non so, del rimborso delle missioni. E dopo un po' questa persona non l'ho vista più, ma ho avuto comunque a disposizione il suo indirizzo e il suo numero di telefono. Quindi la chiamavo, sentivo la voce di questa persona. Poi dopo un po' il numero di telefono è scomparso anche l'indirizzo, ed è rimasto l'indirizzo email. Poi è scomparso anche l'indirizzo email e quindi è arrivato il ticket. Il ticket è, diciamo così, il dispositivo di massimo impatto sull'individuo di questa violenza infrastrutturale. E purtroppo non è soltanto l'università, no? C'è una ricerca recente in Francia la quale dimostra che è impossibile per un paziente con un'urgenza parlare al telefono direttamente con un medico francese ed è impossibile anche parlare con la segretaria di un medico francese, si parla con una macchina che riproduce più o meno le funzioni di una segretaria o di un segretario. E quindi da un lato c'è questa responsabilità sulle spalle del singolo, dall'altro c'è una fortissima crisi della singolarità dal punto di vista infrastrutturale che, ripeto, è perniciosa perché produce comunque dei profitti, consente di aumentare i ricavi marginali, e dall'altro, diciamo, quello stesso mercato che aumenta la densità infrastrutturale dei servizi perché ne ricava dei ricavi marginali, poi vende ai singoli frustrati nella loro costruzione di individualità due cose. Dei neomuri, noi abbiamo un cittadino più potente del mondo, ha vinto le elezioni politiche con la promessa di erigere una frontiera medievale sostanzialmente. Quindi abbiamo neomuri, neoghetti, no? Dall'altro lato nuovi gadget identitari che molto spesso passano proprio da piattaforme digitali le quali ci vendono uno spazio di espressione. Questo spazio di espressione è quello nel quale noi abbiamo
pagandolo, non direttamente, ma pagandolo con quella forma di pagamento che è la gratuità contemporanea, che forse è la forma di pagamento più cara che esista, abbiamo l'impressione di costruire un nuovo senso di singolarità. Per questo per adesso mi fermo, poi magari proseguiamo in seguito. Ringraziamo intanto per l'intervento e gli spunti sono moltissimi anche per il prossimo giro di interventi che faremo per le domande. Riagganciandomi anche agli ultimi spunti, abbiamo incominciato a vedere come ci sono degli fortissimi effetti sulla circolazione del senso e anche sulle credenze collettive come ricadute che vanno ben al di là di una dimensione linguistica o di senso. Ancora oggi, nonostante siano considerati in crisi da sempre, ci sono dei mezzi adibiti alla circolazione del senso, alla formazione delle credenze e nonostante le piattaforme si siano inserite di prepotenza in questo dibattito, ma il giornalismo in tutte le sue forme ovviamente è ancora forse l'intermediario più forte e che incide sulle credenze collettive. In quanto tale ovviamente subisce e si adatta a queste trasformazioni. Nel passare la parola quindi a Antonio Sgobba vorremmo approfondire quella che ha citato anche nel volume S, ma un'importanza dovrebbe essere data all'epistemologia del giornalismo e dell'informazione online nel ruolo di filtro e di diffusione. L'abbiamo inserito anche nel nostro abstract, gli intermediari non sono spariti con le piattaforme, piuttosto si sono moltiplicati. Sullo sfondo, riagganciandomi sempre al primo intervento, c'è una crisi della singolarità, sull'identità, ma anche, secondo me, forse l'altro lato di questa medaglia è di fiducia negli esperti, di chi invece la dovrebbe trasmettere e l'aveva sempre trasmessa. Questi concetti. E quindi da questo punto incominciamo a approfondire questo discorso. Passo la parola a Antonio Sgobba. Grazie, innanzitutto vi ringrazio anch'io, non nascondo l'emozione di trovarmi qui, appunto sono stato studente di filosofia a Bologna, ho seguito seminari e incontri in questo luogo, quindi per me è davvero un piacere poter intervenire su questi temi. Io ho usato nel libro questa categoria, quella dell'epistemologia del giornalismo. Io non sono un accademico, sono un professionista dell'informazione. Adesso lavoro nell'informazione televisiva quotidiana, fino a 2 anni fa lavoravo per la carta stampata. Però appunto credo che ci siano dei limiti e delle responsabilità forti nel giornalismo italiano e non solo, legate allo scenario di cui stiamo parlando oggi. Io vorrei ripartire proprio da quelle mura di cui parlava Leone e vedere appunto che cosa sono quelle mura a livello, diciamo, epistemico per ciascuno di noi, come si traduce quell'immagine delle mura per ciascuno di noi che è lettore, spettatore, che è cittadino e si informa. Il modo che è stato usato per dare un nome a quelle mura epistemiche che ci siamo costruiti è quello della bolla. E ce n'è un altro, quello delle camere dell'eco, dell'eco chamber. Sono due espressioni, appunto la bolla e le camere dell'eco, che spesso vengono assimilate, usate quasi come se fossero sinonimi. Indicano appunto i limiti delle nostre conoscenze, del modo in cui noi acquisiamo le conoscenze. E il riferimento implicito è a che cosa ha generato questi limiti, appunto la rivoluzione tecnologica, l'uso dei social network o dei motori di ricerca. Appunto, quando diciamo che
ciascuno di noi è rinchiuso in una bolla, in una camera dell'eco, facciamo riferimento proprio al fatto appunto che ciascuno è chiuso nelle mura delle proprie credenze, che non trovano un confronto o con la realtà o con altre opinioni. Appunto, di solito queste espressioni sono usate quasi come se fossero sinonimi. In realtà può essere utile per incominciare a orientarsi nell'epistemologia dell'informazione, del giornalismo, incominciare anche a fare una distinzione che può servire poi ad avere qualche strumento in più per affrontare poi appunto i temi che sono sempre più presenti nel dibattito su questi argomenti. Ci sono dei fantasmi, grandi nomi che entrano sempre in ballo quando si parla di queste cose, no? La post-verità, le fake news, anche qui usati come sinonimo. Vediamo in che modo sono collegati. Poi propongo questa definizione, che non è mia. Faccio riferimento a un filosofo, Nguyen. Una bolla epistemica è quando noi non ascoltiamo ciò che dice chi si trova in una posizione diversa dalla nostra. Scegliamo di non ascoltare delle informazioni che arrivano al di fuori della nostra cerchia. Diversa la definizione che possiamo dare delle echo chamber. L'echo chamber è appunto una cassa di risonanza, la camera dell'eco. In una camera dell'eco noi non ci fidiamo di chi la pensa diversamente da noi. Ed è una cosa diversa. È un atteggiamento diverso, c'è qualcosa in più. Perché appunto si introduce la fiducia e c'è anche l'introduzione di un comportamento attivo. Se in una bolla epistemica noi abbiamo l'omissione di alcune fonti che scegliamo di escludere, ed è anche una scelta razionale, perché non possiamo ascoltare tutti e accogliere tutte le fonti di informazione, dobbiamo, soprattutto appunto è tanto più vero nel sistema informativo in cui siamo immersi oggi, diciamo, è un luogo comune dire che siamo sommersi dall'informazione, è vero, non abbiamo mai avuto così tante informazioni a nostra disposizione e quindi dobbiamo fare delle scelte e quindi scegliere la propria bolla è anche necessario, ci possono essere bolle migliori di altre, non è detto che sia un male in sé e quindi c'è un'omissione di alcune fonti. La camera dell'eco invece è strutturata diversamente, perché c'è anche un comportamento attivo, noi ci decidiamo di fidarci di alcuni e di non fidarci di altri. E quelli di cui non ci fidiamo, diciamo, li screditiamo anche, li riteniamo appunto non affidabili e quindi attivamente li facciamo oggetto di discredito. Capite appunto come in questo modo già fare questa prima distinzione ci possa appunto aiutare a individuare dove dobbiamo intervenire per poter arrestare o cercare di eliminare una serie di fenomeni che riteniamo negativi dalla disgregazione della comunità di cui parlava Leone a appunto alle cosiddette narrazioni tossiche che ci sono appunto nell'abstract dell'incontro di oggi. Quindi appunto il problema di cui dobbiamo occuparci è soprattutto quello della fiducia. Della fiducia in particolare ci interessa, cioè quello che ci sembra che ormai si sia cambiato, si sia disgregato, sia in crisi, sì, sono questi i termini che si usano più spesso, e in particolare un tipo di fiducia, la fiducia negli esperti. Abbiamo bisogno degli esperti in un appunto, sistema così complesso, con appunto una mole di informazioni impossibile da gestire per un singolo, e quindi
Però allo stesso tempo noi ci troviamo a fare i conti con questa sfiducia degli esperti. Non crediamo più agli esperti. Ah, questo fenomeno ha colpito diverse categorie, appunto più o meno tutte le categorie che detengono il potere, dai politici, gli economisti, appunto abbiamo ben presente questo fenomeno negli ultimi 10 anni, nei 10 anni di recessione che abbiamo vissuto, appunto uno degli aspetti, delle conseguenze è la sfiducia nei politici, negli economisti, nei manager, negli uomini della finanza, e anche però la, così come c'è la fiducia nei confronti degli scienziati, dei medici, e anche la sfiducia nei confronti dei giornalisti, che non sono più ritenuti una fonte attendibile di notizie, in un qualche modo vengono associati a chi detiene il potere, e quindi appunto non vengono più creduti. Noi, tornando all'uso del termine post-verità, non mi soffermo sulla definizione perché non c'è neanche una definizione convincente, poi sono stati fatti studi recenti che guidano un po', che guidano bene tra i meandri di questo concetto e nel suo uso. Immagino che qui sia presente a tutti il libro recente della Russo su post-verità, o ce ne sono anche Ferraris di poco prima, quindi non entro nel tema della definizione, anche perché per lo più se ne fa un uso abbastanza vago del termine. Alla fine di fatto la post-verità viene più che altro, la post-verità è sempre quella degli altri, viene più che altro brandita come un manganello, usata come un insulto, ciascuno dice che le affermazioni di chi appartiene a un'altra bolla sono post-verità. Però quando inizia a essere usato questo termine, diventa parola dell'anno nel 2016, definita tale dall'Oxford Dictionary, e è l'anno delle due campagne elettorali decisive, quella di Trump e quella sulla Brexit, appunto ce l'abbiamo ben presente, e lì entra in scena la post-verità ed è legata al ruolo, cioè è una categoria che ha a che fare quasi del tutto con l'informazione, con il giornalismo, perché appunto viene usata come accusa, post-verità è diciamo il gemello concettuale, in un certo senso fake news, vengono usate come accusa da parte di chi fa una campagna politica, Trump appunto chi è a favore di Brexit, nei confronti delle fonti di informazione, dei giornalisti, appunto chi fa una campagna politica incomincia ad accusare i giornalisti: voi non date dati veri, voi non fate informazione, voi state solo rappresentando le elite, siete elite che rappresentano altre elite. Quindi appunto perlomeno possiamo incominciare a quello che ci può essere utile caratterizzare la post-verità in questo modo, almeno definendolo lo scenario. C'è questa accusa di parzialità fatta all'informazione ai media, e dall'altra parte c'è l'altro fenomeno rilevante, quello che comunque c'è un pubblico che ha una forte propensione alla parzialità, appunto uno degli effetti di un sistema che si regge su bolle e camere dell'eco, e che appunto questi le mura in cui ciascuno appunto erige queste mura, si cerca di difendere queste mura, ritiene che appunto le proprie credenze, le proprie idee siano migliori di quelle dell'altro. Quindi c'è questa emergente propensione alla parzialità da parte del pubblico. Che riflessi ha sul sistema dell'informazione questo scenario? Che si crea quindi a sua volta un'informazione con una forte propensione alla parzialità, per rispondere a quella domanda che
che arriva dal pubblico. Abbiamo presente appunto noi anche in Italia e non solo l'emergere di testate con una forte identità, aggressività, parzialità. Appunto, se noi prendiamo l'informazione italiana è tutta in crisi. Gli unici giornali, le uniche testate che hanno funzionato dal punto di vista commerciale negli ultimi anni sono quelle che non hanno nascosto la loro, che hanno appunto affermato la loro parzialità apertamente dall'estrema destra e non solo. E questo quindi si riflette poi appunto sulla parte, diciamo, più tradizionale dell'informazione, che è in un certo senso sotto attacco e non sa come rispondere. Quindi la situazione dei media tradizionali è più o meno questa: sono tutti in difficoltà, non hanno bene idea di come reagire a questa crisi, che di fatto è una crisi di credibilità. Come dicevo prima, per me è utile leggere tutto questo dibattito e muoversi in questo dibattito, cercando di spostare l'attenzione più che sull'aspetto, diciamo, ontologico, metafisico di che cos'è la verità, più appunto su quello epistemico, di a chi dobbiamo credere, di chi è credibile, di come si può fare a ricostruire la credibilità, di appunto in che modo possiamo ristrutturare la nostra fiducia in un sistema che è cambiato del tutto. Allora, finora le risposte, la mia impressione è che le risposte elaborate dal sistema dell'informazione, dai giornalisti, siano state più o meno insoddisfacenti, inadeguate a questo tipo di accuse e di nuove esigenze. Però ci sono anche delle possibilità, cioè non voglio fare un quadro totalmente negativo, cioè ci possono essere delle soluzioni, delle strategie che si possono elaborare. Allora, diciamo, una strategia che è stata messa in campo, la risposta quasi standard a questo tipo di accuse e di fenomeni, è stata quella di appunto rispondere al dilagare delle narrazioni tossiche, delle fake news, della cosiddetta post-verità, contrapponendo a questo fenomeno appunto una maggiore trasparenza, la verifica dei fatti continua. Diciamo appunto il metodo, prendiamo appunto l'esempio che immagino sia più facile nel dibattito pubblico, è quello per esempio sulle teorie sui vaccini. Per contrastarle le opponiamo appunto alle teorie, diciamo, alternative. In realtà più di fondamento scientifico opponiamo appunto l'autorità della scienza, ricordiamo quali sono le teorie scientifiche condivise dalla comunità e così via. E lo stesso atteggiamento si può avere per altri in altri campi. Non so, prendiamo i discorsi che facciamo sui migranti, sull'immigrazione, contrapponiamo alla propaganda i dati. Non c'è un'emergenza immigrazione. Queste strategie non hanno successo. Di fatto non sono efficaci, proprio per il modo in cui sono strutturate le camere dell'eco, la cassa di risonanza delle nostre credenze. Per quello, ad esempio, può esserci in questo caso utile quella distinzione, perché in una struttura in cui appunto noi non ci fidiamo di ciò che c'è fuori, chi è in una camera dell'eco non si fida di ciò che c'è fuori, di ciò che dice chi sta fuori, e lo giudica negativamente.
questo tipo di reazione, appunto quella del fact checking, del debunking, non ha nessun effetto, anzi ha un effetto opposto. Anche questo è stato ampiamente studiato, c'è appunto abbastanza recente, i lavori più completi sono quelli degli studiosi di come Quattro Ciocchi, c'è un libro più divulgativo uscito l'anno scorso, si chiama Liberi di Crederci, e ci mostra proprio questo fenomeno, con il opponendo la verità alle fake news, diciamo, se usiamo quello schema lì, il risultato che otteniamo è il cosiddetto backfire effect, un effetto di rimbalzo, per cui chi crede in quelle teorie, in chi ha quelle posizioni, rafforza la propria, anzi trova un'ulteriore conferma nelle sue idee. Quindi appunto io sarei per scartare, e così appunto la strada della trasparenza, del fornire maggiori informazioni. Di fatto si rivela una strategia inefficace, perché chi non vuole ascoltare non ascolta, neanche appunto messo di fronte a un maggior numero di informazioni. Quindi appunto è chiaro, cioè, ovviamente si continuano a sostenere quelle tesi, ma appunto se speriamo che in quel modo si possano abbattere quelle mura, non possiamo avere grandi risultati, anzi quello che più di frequente otteniamo è costruire altri muri. E questo però io lo trovo grave, perché accade per la responsabilità di chi appunto invece dovrebbe svolgere un ruolo importante, come diciamo prima, di filtro. Cioè se queste mura vengono erette dai cosiddetti esperti, gli scienziati, politici, gli accademici, nei confronti di quello che dovrebbe essere il pubblico, è particolarmente grave, perché appunto chi ha un potere ha una responsabilità in più. E quindi se ci muoviamo in un dibattito pubblico strutturato in questo modo, non credo che otteniamo grandi risultati. Un'altra strategia potrebbe passare appunto rimettendo in discussione un altro concetto, che è quello legato alla, e qui mi riferisco in particolare alle responsabilità dei giornalisti. Se mettiamo in discussione un altro concetto legato a quello di post-verità, che è un mito, un appunto, abbiamo parlato all'inizio di critica dell'ideologia, un'ideologia implicita che i giornalisti hanno, che è quella dell'oggettività. Perché la post-verità è, diciamo, è strettamente legata alla ideologia di una notizia oggettiva, di una, appunto, dell'esistenza di fatti oggettivi, di fatti e verità che non è possibile mettere in discussione. È un tipo di ideologia che comunque è molto presente nei giornali, e che spesso viene usata dai giornalisti come, diciamo, come scusa, come un modo per non assumersi le proprie responsabilità. I giornalisti danno una versione dei fatti, questa viene criticata perché è parziale. La risposta dei giornalisti è: noi stiamo solo facendo il nostro lavoro, facciamo informazione, diamo i fatti così come sono, siamo oggettivi. Appunto questo paradigma è stato lungamente discusso, non è chiaramente qualcosa di cui parliamo solo oggi, però continua a essere presente, e questo caratterizza il sistema dei media in tutte le sue parti, sia la parte, quella che abbiamo definito prima più apertamente
parziale che è quella dei media tradizionali. È facile pensare al fatto appunto proprio i giornali più di parte hanno nomi come La Verità, Il Fatto, quindi appunto affermano una oggettività nelle loro posizioni, ma allo stesso modo l'informazione tradizionale, le testate principali, appunto rivendicano questo. Appunto, può essere, e a questo però appunto segue lo scenario che abbiamo visto, appunto a questo segue appunto il rimbalzarsi l'accusa di post-verità da una parte e dall'altra. Sono appunto strettamente collegate queste categorie da una parte e dall'altra, quindi una buona strategia può essere quella appunto di cercare di superare questo mito giornalistico dell'oggettività. Questo è appunto, io ovviamente non mi invento niente, vi chiedo solo di darmi tempi, perché non so quanto mi manca. Ditemi quando, se mi dilungo mi arresto. Perché appunto io faccio riferimento, per esempio, c'è tra gli studi più importanti sul mito dell'oggettività della notizia ci sono quelli di un sociologo come Michael Chadson, che incomincia a studiarli a fine anni 70, ma ancora oggi riporta gli stessi argomenti. C'è un articolo uscito nell'ultimo numero della rivista della Scuola di Giornalismo della Columbia, che proprio parla della crisi della fiducia e propone come soluzione quella del superamento dell'ideologia dell'oggettività, così come ci sono gli studi di Matt Carlson sull'autorità giornalistica, sono anche studi molto recenti, e ripropongono questa strategia. In pratica, appunto, può essere utile ai giornalisti per riscoprire la propria credibilità, affermare apertamente la loro posizione, i loro valori, e difenderli, quindi senza nascondersi dietro appunto questo mito dell'oggettività. Ora, appunto, questi argomenti dovrebbero sembrarci abbastanza familiari, soprattutto qui, perché appunto sono da una parte espressi appunto di recente dagli studi di chi si occupa di questi temi, però appunto qui dovrebbero suonarci familiari, perché sono alcune delle tesi che troviamo in alcuni scritti di Umberto Eco sul giornalismo. Eco ha affrontato il tema in alcuni suoi lavori. Io mi riferisco in particolare a un'inchiesta fatta per l'Espresso nel 1969, un inserto dell'Espresso chiamato Il lavaggio dei lettori, che analizzava il sistema dell'informazione italiana. E in questa lunga indagine, nel 69, 50 anni fa, Eco mostrava come appunto dietro lo schermo dell'oggettività si nascondesse la parzialità delle varie testate, e appunto invitava i lettori alla diffidenza, appunto alla critica di questa ideologia. E questo appunto, questo che è stato scritto 50 anni fa, credo che sia appunto ancora attuale, fatto salvo tutte le differenze chiaramente dei sistemi di informazione, di tutti i cambiamenti tecnologici che abbiamo avuto di mezzo, e che, se vogliamo, magari possiamo soffermarci sulle conseguenze in particolare. Però di fatto quella tesi, quella strategia è ancora valida. E appunto poi sullo stesso tema Eco ritorna più o meno 10 anni dopo, nel 78, in un intervento alla Casa della Cultura Milano, che poi viene ripubblicato in 7 anni di desiderio,
dove la domanda è proprio: c'è un'informazione oggettiva? Perché al suo primo intervento era seguita la reazione. Questo è interessante, se segue una reazione quasi corporativa dei giornalisti di professione che comunque continuano a rivendicare l'oggettività. Allora era il direttore del Corriere della Sera che lo faceva. E appunto 10 anni dopo questa critica di Eco viene ripresentata, però appunto poi un suggerimento è tornare a quegli scritti che possono essere utili, perché appunto hanno delle linee guida che possono aiutarci a tirarci fuori dall'impasse in cui siamo finiti oggi in ambito giornalistico informativo. E appunto, per esempio, c'è l'affermazione che fatta nel 69, che i giornali italiani sono gruppi di potere fatti per altri gruppi di potere. È cambiato totalmente il sistema dell'informazione, ma è una tesi per lo più ancora valida. Forse oggi i giornali sono meno rilevanti di allora, però questo vale anche per altre forme di informazione, come sono un giornalista televisivo, vale anche per la televisione, così appunto come anche la descrizione del pubblico, se invece ci spostiamo sul dato del pubblico, come disgregato, diviso, il fenomeno aveva dimensioni diverse, però appunto all'epoca Eco parlava di lettori chiusi tra quelli che credono all'Unità e quelli che credono al Corriere. Adesso abbiamo appunto già le comunità di lettori che credono alla Verità contro quelle di Repubblica, cioè è abbastanza simile, i giornali contano meno, appunto c'è la comunità di chi crede ai tweet di Salvini contro la comunità di chi crede ai tweet di Saviano, però appunto è un sistema dell'informazione strutturato in un modo analogo, e anche lì la soluzione che proponeva ai giornalisti era quella di affermare apertamente la loro posizione. Quindi appunto la conclusione del saggio era la crisi del fatto e quindi dell'obiettività, questi termini possiamo usare ancora oggi, ci porta a trovare l'unico modo di obiettività possibile: l'assunzione scoperta da parte di ogni organo di informazione della propria prospettiva e del proprio diritto dovere di interpretare i fatti. Questo credo appunto che sia un suggerimento utile per i giornalisti se vogliono ritrovare quell'affidabilità che hanno perso, se vogliono fare almeno un primo passo. È una condizione che credo sia necessaria, non so se sia sufficiente. Perfetto, ringraziamo intanto per il primo giro di interventi, apriamo immediatamente la discussione, abbiamo un po' più di mezz'ora e in particolare abbiamo toccato moltissimi spunti che possiamo riprendere, ce ne sarebbero anche moltissimi altri. La costruzione topologica della comunità è stata interessantissima perché è la comunità come spazio una dei cambiamenti principali di forma all'interno dei social network, che cosa hanno cambiato, è anche purtroppo in maniera tragica di questi giorni dibattiti sulla polarizzazione delle credenze o la radicalizzazione anche di certe posizioni che si possono formare in uno spazio chiuso e coeso o, come aveva giustamente fatto notare, apparentemente identitario, comunque che si nasconde in realtà dietro questo punto di vista, e dall'altra parte vediamo invece sull'altro fronte la sfiducia che questo pone nei confronti di chi tende a far circolare il senso all'interno di una comunità. Fiducia, credibilità, aggiungerei anche una pretesa equità, che sempre per quanto riguarda i dibattiti e non solo è sempre più invocata, e quindi una domanda importante è anche chiedersi fino a che punto dobbiamo posizionarci in maniera equa rispetto alle posizioni a cui diamo voce.
Quindi gli spunti, insomma, sono tanti, mi piace sottolineare questi 3-4 aspetti e ce ne sarebbero ovviamente molti altri. Quindi intanto raccogliamo le prime domande e abbiamo un microfono. Intanto raccogliamo il primo giro di domande. Ti ringrazio, è molto interessante. E in realtà, diciamo, in molte narrazioni mitiche c'è questa contrapposizione, diciamo, tra una pienezza del senso collegato allo spazio, diciamo così, centripeta, e un'altra invece centrifuga, no? C'è, per esempio, una prospettiva sulla pienezza del senso spaziale che attraversa tutto il testo biblico, che coincide essenzialmente con la prospettiva di un nomade, no? Noi nella Bibbia, in quello che chiamiamo l'Antico Testamento, vediamo sempre o quasi sempre la prospettiva di qualcuno che è fuori, no, dalla città, e la vede dall'esterno, molto spesso la condanna anche. Questo per dire che in realtà nelle costruzioni mitiche che diciamo, posizionano questa pienezza comunitaria nello spazio, ci sono delle tradizioni narrative incentrate sul movimento. E tuttavia questo movimento o è un movimento di ritorno, quindi il classico diciamo, movimento di Ulisse, no? Il movimento omerico, oppure è un movimento di esodo, cioè un movimento verso una terra promessa. Quindi o una terra perduta o una terra promessa. E tuttavia sono movimenti collettivi, raramente sono dei movimenti individuali. Anche Ulisse viene presentato sempre come diciamo la figura eponima del destino di un popolo, perlomeno di un lignaggio. E invece, secondo me, quello che tu dici sulle traiettorie molto spesso si aggancia a un'idea di diciamo destino comunitario sempre legato e non tanto all'individualità, ma a questa, diciamo così, comunità rizomatica che si sposta attorno all'individuo e che si sposta con l'individuo, cioè c'è una portabilità anche della comunità attraverso i viaggi, no? Pensiamo
al modo in cui vengono utilizzati certi servizi digitali, certe app per creare delle comunità di conoscenti attraverso lo spostamento, non so, Internations, Meetup, eccetera, eccetera, no? Che garantiscono dunque a questa monade che si sposta nello spazio di ricreare, diciamo, un simulacro comunitario, no? E questo simulacro è molto cangiante, è molto labile, sono delle relazioni che cambiano continuamente e cambiano continuamente anche perché c'è un punto, secondo me, fondamentale di tutte le reti che spesso viene trascurato. E in semiotica noi parliamo spesso di attante osservatore, no? Che sembra un concetto molto astratto, però in realtà è molto importante per capire la transizione, è proprio così fenomenologica, tra diciamo una medialità dialogica in cui io per esempio sono al telefono con qualcuno e sicuramente costruisco un simulacro e ne ricevo uno, ma l'intrusione di un terzo è sostanzialmente un atto o illecito o illegale, cioè o sono spiato da qualcuno oppure sono monitorato dallo Stato, per esempio. Adesso nella rete e, diciamo, nella costruzione dei media rizomatici, la presenza di un osservatore, cioè di un terzo, è sistemica. Cioè noi siamo, sì, spesso in rapporto dialogico con qualcuno, ma siamo anche osservati continuamente da un terzo, perché questa è la figura della rete, no? La rete implica che noi siamo più di due, sostanzialmente. Allora, questo passaggio dal 2 all'almeno 3, che poi diventa questo terzo sostanzialmente magmatico, no? Diventa una moltitudine che ci guarda, cambia tutto, cambia anche le relazioni dialogiche. Noi siamo costantemente sotto, diciamo, questo effetto di Heisenberg, di un occhio magmatico che ci guarda in tutte le nostre interazioni simulacrali, che riguardano anche questo costruirsi nello spazio. Allora, un altro punto interessante, molto interessante nella tua, nel tuo intervento, è che invece ci sono dei tentativi premoderni di, che naturalmente sono, come dire, illusori, sono surreali, sono patetici, no? Quando si cerca di riportare alla luce il potere incantatorio di certi dispositivi premoderni nella postmodernità, il risultato è surreale o è tragico, no? Quindi il ghetto postmoderno, l'ipotesi nazista di diciamo sterminare il nemico interiore, eccetera, eccetera. Io aggiungerei, sempre rispetto a questa idea della traiettoria, il grande successo delle ricerche genealogiche, no? Si paga per sapere quale traiettoria genetica ci ha portato, e aderendo così a un mito etimologico che non ha nessun senso, no? Noi sappiamo, diciamo in semantica, che l'etimologia delle parole è interessante dal punto di vista storico, ma non ce ne dice il senso, no? E invece c'è questa idea molto premoderna, ma questo patetica, di ricostruire il senso della propria identità attraverso un'etimologia individuale, no? Genetica, che poi utilizza la scienza, una scienza quasi magica, no? Incantatoria. Ecco, in questo senso sembra molto interessante ritornare anche al concetto di traiettoria, quindi ti ringrazio molto. Questo atteggiamento retroattivo lo guarda con dovuto sospetto, mettiamolo in questo modo. C'è però un aspetto che vorrei sollevare: ogni volta che si parla di rizoma, valorizza l'aspetto di questa rete, sempre in movimento. Però a prendere non solo il piano rizoma, tutto il plateau, si sa bene che nella schizoanalisi, quando c'è momento di deterritorializzazione, si ha in automatico da qualche parte un momento di territorializzazione. Quindi, più che leggere il piano come un testo postmoderno, la produzione postmoderna del 79 e del piano dell'80, io la toglierei da questa lettura e proporre un'altra lettura della modernità. E quindi considerarla come un effetto, neanche collaterale, ma un effetto centrale, questo doppio processo. Quindi semplicemente questo aspetto.
un effetto di non lo so, di casmotico quando si è... nel senso che nello sviluppo del concetto eco cercava di differenziarlo da quello di dizionario, per cui non abbiamo un'essenza fissa, ma abbiamo una definizione che ogni volta è contingente, cioè a che fare con la denotazione. Il problema qual è? Che nel momento in cui abbiamo una rete rizomatica, come era l'enciclopedia, ma andiamo a localizzare, inevitabilmente noi abbiamo l'albero, ce lo tagliamo. Quindi anche lì eco ha un aspetto premoderno, probabilmente c'è un suo cantismo, in un suo realismo negativo, però probabilmente l'enciclopedia lo è, ma non lo è come vorrebbe, come si potrebbe intendere, una certa intensio operis di eco, che usare intensio operis con eco è paradossale, ma vabbè. E mi fermo qui, se no non la smetto più, ovviamente è un modo complesso per ringraziarla. No, grazie. Ringraziarmi entrambi per l'intervento. Grazie, beh, insomma, qui dipende un po' anche dai presupposti, diciamo, di filosofia della cultura e di filosofia, diciamo, della storia che si adottano, perché io non proponevo una, diciamo, lettura hegeliana, però contemporaneamente credo che una lettura, diciamo così, wikiana, che è quella che ci suggerirebbe il fatto che in realtà una plaga temporale di disincanto, disincantamento, possa essere poi seguita da una plaga successiva di reincantamento, e quindi sostanzialmente che ci possa essere un recupero della modernità nella postmodernità, o addirittura un recupero del premoderno, e, è molto interessante. Io condivido questo modello, diciamo, oscillatorio, no, delle grandi contrapposizioni all'interno della storia della cultura, e questo mi fa essere forse anche moderatamente, come dire, pietista dal punto di vista politico, però contemporaneamente questa visione wikiana pura, secondo me, esclude l'impatto del progresso tecnologico. Il progresso tecnologico in realtà, se non cambia la natura di questo movimento oscillatorio, ne cambia perlomeno la velocità, ne cambia perlomeno il ritmo. Allora, senza considerare l'impatto della tecnologia sulla velocità del cambiamento culturale e quindi dell'oscillazione anche tra opposte configurazioni valoriali, a mio avviso è difficile, per esempio, cogliere l'emergere strutturale dell'estremismo. Perché l'estremismo non è necessariamente il configurarsi, diciamo così, di una semiosfera, di una cultura, di un gruppo, su posizioni appunto polarizzate, estreme, ma è la permanenza in quella posizione. Allora, nel momento in cui c'è una oscillazione culturale tra opposti, che diventa sempre più rapida proprio a causa di un certo progresso tecnologico, sostanzialmente il momento di diciamo equilibrio intermedio tra opposti in questa oscillazione dura pochissimo. È molto più facile che si cada in uno degli opposti estremi piuttosto che nel centro. Quindi questo per dire che sì, sono d'accordo con lei, ma tenendo conto del fatto che diciamo il carattere patetico del tentativo di recuperare delle ricette dal passato deriva essenzialmente da due cose. Uno, che non si tiene conto dell'enorme influenza che ha l'evoluzione tecnologica, che è un fatto, sui processi e sulle dinamiche culturali. E in secondo luogo non si tiene conto del fatto che, beh sì, per esempio Umberto Eco, quando parlava del fatto che non esiste un'arte dell'oblio, no? Non esiste un'arte oblionale, parlava della memoria individuale, però sostanzialmente anche per quanto riguarda la memoria collettiva è molto difficile, come dire, eliminare l'impatto che il passaggio da un estremo A ad un estremo B poi possa produrre rispetto al passaggio opposto, no? Le culture in qualche maniera ricordano, e non è il problema retorico della memoria, non è quello di cui stiamo parlando, il problema è che
come hanno intuito alcuni, diciamo, teorici e critici della postmodernità, non riusciamo a delidere alcune tracce del disincanto che comunque si sono infiltrate. Per cui il fondamentalista islamico, per esempio, vuole il Medioevo, ma non ci riesce, e questo è il suo cruccio fondamentale, cioè è un perdente in partenza, non ce la farà mai, proprio perché insomma, è un medievale di ritorno, no? È un medievale che non riesce a elidere tutte le tracce di quello che ha preceduto questa risposta estrema. E rispetto poi la seconda questione, è una questione molto, molto complessa, però è legata da un lato a un problema di prossimità geografica e dall'altro a un problema di diciamo, percezione morale legata a questa prossimità geografica. Da sempre i filosofi, gli illuministi per esempio, riflettono su questa caratteristica tragica dell'antropologia umana di abbracciare spontaneamente un'etica dell'empatia legata alla prossimità geografica. Questo lo si vede anche nel giornalismo, no? Quante vittime ci devono essere in un incidente aereo perché se ne occupi un quotidiano italiano, è un classico. E tuttavia, diciamo, questo carattere immorale della distanza si è in qualche modo infiltrato in una costruzione simulacrale della distanza, per cui noi possiamo avere la percezione di essere dietro uno schermo, non soltanto dal punto di vista tecnologico, ma anche dal punto di vista etico. Questo schermo produce una distanza. Da un lato abbiamo un'idea di enorme vicinanza con gli altri individui, c'è sempre questa sensazione molto forte che è stata sottolineata da filosofi contemporanei di essere all'interno di uno sciame, no? E però contemporaneamente c'è anche questa percezione di distanza che produce sostanzialmente una spontanea adesione ad una diciamo etica della apatia spaziale, no? Dell'apatia della distanza. Allora, rispetto a questo, bisognerebbe pensare a come questa diciamo, relazione molto perniciosa tra distanza ed empatia abbia un impatto anche sulla costruzione di un senso comune. C'è una componente emotiva nella costruzione del senso comune che a mio avviso è fondamentale. Sicuramente dobbiamo continuare a studiare i meccanismi cognitivi attraverso i quali si costruisce un'enciclopedia comune, ma anche nella costruzione di un'enciclopedia, di un senso comune in una comunità moderna c'è il peso dell'emozione, c'è il peso dell'empatia, cioè il peso della percezione di una certa distanza morale. Percepirmi vicino all'altro fa sì che io possa in qualche modo costruire una semantica comune con l'altro. È un meccanismo, ripeto, che possiamo studiare cognitivamente, strutturalmente, però sarebbe necessario forse reintrodurre anche questa dimensione non necessariamente psicologica, ma morale, nel concetto di costruzione dell'enciclopedia condivisa, diciamo. Allora, parliamo un attimo sul concetto di epistemic bubble, ecco, chambers, perché per me è quello che studio. Hai citato un paper bellissimo ma bruttissimo allo stesso tempo, secondo me, perché finalmente allora la definizione di echo chamber dal punto di vista semiotico, filosofico, ma non la dà del tutto soddisfacente, secondo me. Perché? Perché distingue le due cose facendo un po' quello che tu stesso hai detto prima, che la possibilità è sempre quella degli altri. Nel caso di Nguyen, volendo essere polemico, l'eco chamber è sempre quella degli altri, noi invece siamo delle bolle distinte. Però le due definizioni sono molto potenti, secondo me.
Il cliente dice che l'eco chambers si genera un discredito, discredito epistemico verso chi non appartiene all'eco chambers. Dovremmo secondo me distinguere innanzitutto dal fatto che la bolla appartiene al singolo, mentre l'eco chambers appartiene al sociale, diciamo, semplificando molto. Anche la, il significato stesso di queste parole ce lo fa pensare. Cioè, la bolla è in qualche modo nel nostro controllo, possiamo scoppiare e ingrandire una bolla. Una camera degli eco, io non posso controllare l'eco, l'eco è una reazione che io subisco, diciamo. E in questo senso, quindi, forse stiamo anche sbagliando a considerare l'eco chambers come discondizionale, perché un po' tutti siamo dentro dell'eco chambers ed è l'investimento di bubble allo stesso tempo. L'eco chambers probabilmente si attiva quando viene in qualche modo attivata da una sorta di conflitto. Un conto è dire allargo la mia bolla epistemica e metto in discussione un principio della fisica. Un conto è dire metto in discussione la fisica. È probabile che se metto in discussione la fisica ci sia tutta una reazione ideologica da parte di chi appartiene e considerato la fisica contraria a quello che sto facendo io, ovviamente. Quindi forse non dovremmo studiare le coscienze come delle strutture di comunicazione, ma come delle strutture ideologiche, perché giustamente se vogliamo andare a sfondare le coscienze, come dicevi tu, non serve a niente, perché non convinceremo mai quelle delle coscienze opposte e viceversa. Sì, per me sono abbastanza d'accordo sui vari punti. Per me appunto quel paper è utile per fare un passo avanti al dibattito. Senza dubbio. Perché appunto c'è sempre una grande distanza tra il dibattito accademico e il dibattito pubblico sugli stessi temi che passa attraverso i giornali, attraverso appunto l'informazione. Io appunto cerco di muovermi un po' tra i due mondi cercando di seguire entrambi i dibattiti, però spesso le distanze sono a volte sembrano quasi invalicabili. Quel tipo di distinzione appunto io la uso perché può essere utile, può avere dei limiti, ad esempio appunto quello che notavi tu, aggiungere appunto la precisazione che in un caso stiamo parlando di un fenomeno individuale, in un altro di un fenomeno sociale, è sicuramente utile. Aggiungere appunto l'aspetto del carico ideologico, come dicevi anche tu, che una posizione ha e che l'altra ha, appunto. Più che altro mi serve per spostare l'attenzione quando parliamo di questi temi, appunto, perché il rischio in questo tipo di dibattiti è che appunto ci si fermi a dire chi ha la verità e quindi appunto non andiamo molto, molto lontano, così appunto la posizione di buon senso è quella appunto di essere più o meno fallibilisti, sapere fare affidamento sulla conoscenza condivisa, sulle comunità di esperti, sapere comunque appunto le conoscenze possono appunto essere rimesse in discussione. Appunto questo tipo di atteggiamento non è così diffuso, se non andiamo molto, molto lontano, appunto, se ci fermiamo a discutere chi ha la verità in mano, appunto, se invece cominciamo a riflettere di più appunto sui meccanismi della fiducia, il modo in cui si distribuisce la fiducia, e appunto nel mio discorso mi interessa soprattutto il modo in cui ci si può meritare la fiducia, perché è un pezzo che diciamo manca, appunto, se guardiamo al dibattito pubblico, alle accuse nei confronti dei politici, degli scienziati, dei giornalisti, i politici, gli scienziati e i giornalistici rispondono con delle strategie che riguardano il pubblico. Cioè, dice, il pubblico si sbaglia nel credere alle fake news, dobbiamo intervenire sul pubblico. Andrebbe fatto appunto, manca un pezzo, perché appunto il gioco della fiducia si gioca almeno in due, manca un pezzo, la parte di chi si deve meritare la fiducia, che appunto se ci limitiamo soltanto a questi ultimi 10 anni di cosiddetta crisi della fiducia è appunto ancora abbastanza latitante, quindi poi è chiaro, si cerca di costruire un discorso. L'aspetto
dell'ideologia, delle posizioni ideologiche, è uno di quelli più trascurati, più taciuti da parte appunto dei rappresentanti di queste categorie che vengono definiti esperti o elite, cioè di fatto un economista che difende un certo modello di mercato che è quello dominante ha un'ideologia, cioè non è onesto non dichiararlo e definire ignorante chi lo critica, poi magari chi lo critica sbagliando, affidandosi a pseudo economisti, però appunto il modo di rispondere non è quello, è così analogamente in ambito scientifico, in ambito giornalistico, perché appunto questo tipo di autocritica non esiste. Io parlo di epistemologia del giornalismo, ma appunto non vi invito a farlo in una redazione. Se in una redazione di giornalisti dovremmo fare più epistemologia del giornalismo, è come entrare in una macelleria e chiedere qualcosa di vegano. I giornalisti per lo più non si fanno mai domande sullo statuto epistemico delle credenze che condividono, che diffondono, e lo trovo gravissimo. Appunto è un aspetto che viene affrontato poco, persino nelle scuole di giornalismo, almeno quelle italiane, altrove è un aspetto più studiato, per lo più appunto c'è questa ideologia taciuta e invece che si dichiara minimale del fatto che il giornalismo per lo più è una professione, un affare di bottega, che appunto cioè, i fatti sono quelli, e quindi appunto magari servirebbe di perché appunto quelle conseguenze sono gravissime, perché nella diffusione di quelle fake news o delle teorie pseudoscientifiche, i giornalisti hanno una grandissima responsabilità. Nel libro analizzavo il meccanismo della costruzione dell'ignoranza, c'è un intero campo di studi dedicato a questo tema, un intero settore della sociologia, della scienza, della storia della scienza, che va sotto il nome di agnotologia, come viene costruita l'ignoranza, no? I casi studio da cui si è partiti erano quelli della diffusione di appunto teorie che smentivano il nesso tra il tabacco e il cancro, no? Lì c'era una strategia dettata dalle grandi imprese del tabacco americano, che avevano interesse a diffondere, a mettere in dubbio quella connessione scientifica. Appunto si studia come è fatta quella strategia, appunto si incomincia a pubblicare un paper su una rivista periferica finanziata da quelle industrie, poi piano piano appunto quel paper c'è sulla rivista, anche se è periferica, esiste, a quel punto quella idea comunque in qualche modo viene introdotta. A quel punto il passo decisivo lo fanno i giornalisti, se sono in qualche modo inconsapevolmente complici di questo meccanismo, nel momento in cui presentano quella teoria alternativa come credibile, attendibile. E qui è uno dei casi esemplari in cui l'ideologia dell'oggettività entra in campo e fa danno, perché sì, appunto l'approccio è quello: facciamo un dibattito equilibrato, da una parte portiamo una tesi, dall'altra portiamo una tesi contraria, quindi stiamo dando una descrizione oggettiva del campo delle opinioni, e invece appunto la conseguenza è che in quel modo entrano nel dibattito pubblico questo tipo di narrazioni tossiche, letteralmente, e non solo, e da lì poi prendono piede. Il dibattito sui vaccini, sulla medicina alternativa in Italia, eccetera, comunque i dibattiti scientifici spesso su organi di informazione di peso vengono costruiti ancora in questo modo, con appunto l'etichetta di dibattito bilanciato. In realtà sì, contribuisce alla costruzione di ignoranza, di un certo tipo di ignoranza, perché appunto chi ha interesse a costruire quell'ignoranza ha come parte fondamentale della sua strategia quella della diffusione del dubbio. L'importante è appunto instillare il dubbio, far sì che il dubbio entri nel dibattito pubblico, così appunto tutto può più o meno essere in discussione, e in quel modo così si passa da quello che
può essere un atteggiamento di sano scetticismo nei confronti di tutte le credenze che ci vengono sottoposte, che quando rimesse in discussione è uno scetticismo paradossale, parossistico, che mette in discussione tutto, che non crede a niente, però appunto è l'ambiente da forzato dalla struttura delle camere dell'ego che fa sì appunto che quelle narrazioni possano proliferare. C'è un'ultima questione? O... Va bene, la vista sono quasi le 6. Mi aggancio a quest'ultimo punto e Fede, visto che il prossimo appuntamento del 15 aprile col ciclo dei seminari sarà il terzo appuntamento sul ciclo sui generi, e visto anche, ahimè, l'appuntamento che invece ci sarà nello Stato italiano il prossimo weekend, mi inviterei allora ad andare a vedere, visto che le costruzioni di certe notizie hanno una storia ben precisa e se ne può fare la genealogia, è stata sottolineata prima anche quanto è importante farne genealogia, anche la cosiddetta teoria del gender ha una storia ben precisa, ben descritta in alcuni articoli degli ultimi anni in Italia, e è un bel esempio di come da un punto di partenza poi si accenda tutta una serie di strade, e quindi è importantissimo se vogliamo fare davvero critica dell'ideologia di percorrere arbitroso per andare a vedere da dove sono iniziate. E, questo per ricordarvi appunto che il prossimo appuntamento del 15 è l'ultimo incontro, e con l'ultimo incontro invece di mediazione ci vediamo a maggio. Ringrazio tutti e tutte per la presenza.